Buongiorno. Dunque, vogliamo fare una piccola intervista sulla sposa degli anni 40, 40-50. Dunque, si parlava del corredo. Che è sto corredo? Allora, spiegamelo un po'. Corredo? No, io faccio troppo in dialetto, non tanto. No, fallo come vuoi, dille come vuoi, dille come vuoi. Oh, prima quando si doveva sposare una ragazza si preparava il corredo, come lenzuola, camicia da notte, sottane, quello che serve per una sposa. Prima che si doveva sposare si preparava questo corredo, poi si andava a lavare. Eccomi, dove si andava a lavare? Alla Iumera, Alla Iumera, alla al Iumera. fiume. Alla Iumera, ma alla Iumera portavate pure lo struglatù. No, ma No? portavano la preta, trovavano la preta della Iumera e ti mettevano così. Allora, trovi una preta Una abbastanza preta larga, larga. sì. Una preta bella larga. Dunque, senza struglatù. Per lo No. struglatù, che era lo struglatù? Era un pezzo di legno con le righe che si poteva lavare sopra. E questo serviva solamente quando stavate in casa. Quando si stava in Andate casa per in casa. E alla lavare, Iumera. perché prima non c'era lavatrice, si doveva usare questo Con lo struglatù. Lo struglatura, struglatura. questo è interessante perché non lo sapevo con lo struglatura. E ci voleva pure un bel pezzo di sapone, per Beh, sapone certo. all'Italia. Però alla Iumera Non ci c'era serve. solamente una bella pietra. Una bella pietra. E ce ne stavano, si trovava facilmente una bella pietra. Sì, E dopo, se non c'era acqua alla Iumera, come facevi? Si cercava dove stava qualche sorgente che usciva Una pietra, una pietra grossa, dopo metteva la preta e sciacquava. Ma come si asciugavano dopo queste Si stendevano sopra le spine, c'erano tante praticamente, siepe e si mettevano là a praticamente asciugare. Per terra, per terra, sopra però le no, non sopra la terra, no, sopra le spine, sopra sull'erba. C'erano delle siepe, si mettevano là a asciugare. E una volta che questo corredo qua era asciutto, che succedeva dopo? Bisognava stirarlo. Si portava a casa, bisognava stirarlo, dopo si preparavano dei tavoli in giro nella casa e si mettevano tutti belli in ordine. Dunque, e dopo si parlava di esposizione, Si metteva, si diceva, si mettono esposti i panni. E dopo venivano gli invitati, ti portavano il regalo. Dunque, lo scopo di mettere tutto questo corredo in vetrina, diciamo, in Sì, si vetrina, faceva era tutta una perché gli invitati portavano il un regalo per regalo. la sposa, E che tipo di regalo portavano all'epoca? Vabbè, tazze, bechir, forchette, Un pusciatù. Eh sì, lo vuote, la diella. Questo prima Hai capito? Pure un pusciatù. Sì, Questo senz'altro. era il regalo che Chi si se erano i faceva regali? Soldi pochissimi perché non ce n'erano. Soldi non era l'uso di portare i soldi perché non ce n'erano Non soldi. ce n'erano soldi. Soprattutto, dunque, se si limitava a sei bicchieri, E poi a si sei facevano, coppette. ma però se ne facevano tante di collezioni, perché magari io portavo sei bicchieri, veniva un altro, portava ancora bicchieri, veniva un altro, portava. Si facevano diverse cose uguali. E una volta, quando durava questa operazione qua della vetrina? Quanto tempo durava? 2 giorni. Due giorni, Due giorni. in generale 2 giorni. Due E giorni. perché Dopo, 2 giorni? Perché? è perché poi i parenti non veniva più nessuno e si prendevano sti panni e si portava alla casa dove si faceva la sposa, che poi anche lo sposo prima di sposarsi stava a guardare la casa, se no c'erano a rubarli. E allora lui dormiva alla casa Dormiva la casa Sì. della mamma della No, sposa. La casa proprio che si facevano loro. La casa dove dovevano Dove andare abitare gli sposi. Ma dunque, tutta questa roba che si trovava in vetrina, questa esposizione, dove andava a finire dopo? Si portava. Questa esposizione si faceva a casa della mamma della sposa. Ah, della mamma della Oh, sposa, dopo d'accordo. la sposa si trovava in una casa d'affitto che se la compravano e si doveva trasferire questa biancheria a casa della A sposa. casa della sposa Si mettevano nei cesti nei cesti, ah, nei e dopo cesti, le nei cesti. ragazze se li mettevano in testa e facevano il giro, sarà fino alla Porta Nuova.
Se li mettevano in testa queste ceste e portavano questo corretto a casa della sposa. E quando si mettevano una cesta in testa, si metteva una specie di rmaccatura da doppiglietto. Sì, la spera per mantenere la cesta. Era una specie di torto. Una specie di torto. Lo mettevano in testa. E quello che mi ricordo vagamente, senza tenerla pure sta cesta. No, dovevano essere belle dritte. Dritte senza tenere la cesta. Questo è straordinario. Sì, certo. Nemmeno era bello, era interessante. Una volta questa operazione fatta, dopo si porta a casa della sposa, si mettono a posto, dopo due o tre sere prima che si sposavano, si andava a fare il letto della sposa. Chi è che aveva il diritto di fare il letto della sposa? La prima suocera, si usava la suocera e le mamme, tutte e due le mamme. Ah, le due mamme? Sì. Qualche parente, qualche ragazza che era interessata, aiutava. Andavano a fare dunque il letto per gli sposi, per la notte. E l'indomani della notte.